Eccoci qua, wow. Altro che 2 ore di forno, vedi, belle morbide. Ecco amici, allora facciamo le caldarroste. Perché vengano bene, si devono poter sbucciare bene, altrimenti non solo non sono buone, ma ti viene anche il nervoso, va bene? Bisogna averle messe a bagno, io le metto a bagno se posso anche il giorno prima, ma almeno 7-8 ore. Nell'arco delle 7-8 ore un paio di volte cambio l'acqua se vedo che diventa scura, altrimenti non c'è bisogno, ma devi fare che la buccia prenda su un bel po' di acqua. Poi le castri, io le castro le tiro su direttamente dall'acqua, queste sono molto grosse, averne dei marroni così. Nel frattempo ho messo a scaldare la padella, dici coi buchi, no, padella normale, io ce l'ho di ferro perché la padella a casa mia è sempre stata di ferro. Castratti dalla parte della pancia, padella già dentro bella calda, con l'acqua fa il suo vapore, chiudi, fuoco alto 10 minuti massimo, se ti sembra anche qualcosa meno. Li mescoli, controlli, vedi, si stanno asciugando, copro. Abbassi un po' la fiamma e li lasci ancora 5, massimo 10 minuti. Non sono cotte, ma le finiamo di cuocere qua dentro. Sai i contenitori del gelato? Ecco, chiuse qua, 20-30 minuti e le castagne sono pronte. Trascorsa mezz'ora, ti faccio vedere. Ta-da! Sono ancora belle, calde e bollenti. E guarda come si pelano. Eccoci qua. Da-da. Perfette, guarda. Guarda come si sbucciano. Wow. Altro che 2 ore di forno. Vedi? Belle morbide. Ci vuole un po' di mosto però, Mosto. Se hai già fatto vino novello. Ci sta da Dio, guarda. Ciao, ciao amici, ciao.